Telespettatori Telequattro, buongiorno, benvenuti alla diretta che anticipa il telegiornale delle ore 13:20. Siamo collegati con il direttore generale dell'ITIS, Fabio Bonetta. Buongiorno Bonetta, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, parliamo di questa, non so se è corretto, direttore, chiamarla sfida che attende l'ITIS. Cioè quella delle cure domiciliari. Esattamente come la definirebbe? Opportunità, un nuovo, come dire, un nuovo percorso? Ma prima è tutta una scelta che affonda nel tempo, perché noi abbiamo deciso di partire verso questa strada già 3 anni fa, anzi ancora di più. Poi la pandemia ci ha bloccato. Più che parlare di scelta, è una necessità etica professionale legata al fatto che noi cerchiamo di sviluppare ogni tipo di percorso utile all'età anziana. Purtroppo l'esistente dualismo che c'è ancora fra domicilio, cioè servizi prestati al domicilio, e servizi residenziali è ancora incredibilmente esistente. Addirittura Monsignor Paglia, il presidente della commissione che dovrebbe proporre la riforma dell'assistenza all'età anziana, dice che bisogna chiudere le RSA, cioè le case di riposo. Noi abbiamo un'idea completamente diversa. Pensiamo che il bisogno dell'età anziana legato alla fragilità, alla non autosufficienza, debba trovare dei contesti di cura adeguati e appropriati, per cui finché una persona può stare a casa Certo. dignitosamente, in maniera adeguata, seguita da personale professionale competente, deve stare a casa propria. Quando ciò non è più possibile, ci devono essere delle strutture residenziali ugualmente competenti, umane, professionali, dignitose. Questa è la logica che noi stiamo portando avanti. Ecco, io non mi permetterei mai di intervenire sulle frasi di Monsignor Paglia, però oggettivamente, insomma, è vero quello che dice lei, cioè è facile, nessuno di noi vorrebbe dover usufruire di determinate realtà che esistono proprio perché ad un certo punto ci sono. In quel caso sì, delle sfide che una famiglia non può permettersi di portare avanti, ecco, insomma, per cui io devo dire la verità, sono sempre un po', sapendo di che cosa stiamo parlando, sono sempre un po' infastidito dalla facilità con cui si fanno determinati commenti. Ma come diceva il barman di Irma la Dolce, questa è un'altra storia. Mi raccontava il mio collega Bernardo Gullotta, prima, che aveva seguito qualche settimana fa, se non mi sbaglio, una conferenza stampa in cui voi avete presentato questa opportunità, chiamiamola così, che tutto nasce anche dall'aver partecipato ad un bando, se non mi sbaglio. Esatto, la genesi di tutto questo parte posso dirlo in maniera in due parole, tra operatori noi del nostro gruppo. A un certo punto ci siamo domandati: ma quando diventeremo vecchi, ovvero avremo bisogno, dove vorremmo essere curati? Tutti avevamo esattamente la stessa opinione legata a quanto detto prima. E da lì siamo partiti e abbiamo presentato un progetto sul bando Interreg Italia-Slovenia. E l'abbiamo vinto con un progetto chiamato CrossCare, dove siamo riusciti a elaborare un modello innovativo di presa in carico domiciliare, che tra l'altro è stato ripreso nel piano della fragilità che la Regione ha approvato recentemente, che prevede delle modalità completamente diverse da quelle che sono previste attualmente nell'ambito dei servizi domiciliari. E abbiamo sperimentato per 2 anni questo tipo di percorso. Abbiamo avuto delle valutazioni di esito scientifiche che non ci dicessero semplicemente siete stati bravi, sì, ma abbiamo fatto delle parametrazioni basate su scale validate. I risultati sono stati molto positivi. E da lì poi abbiamo iniziato il percorso, perché ovviamente qui entriamo in un altro ambito, c'è la necessità di farci carico e di capire che non è semplice garantire servizi domiciliari previsti per un numero di ore notevole,
che siano retribuiti come vengono retribuiti le badanti che normalmente vengono utilizzate dalle famiglie, perché non ci sono oggettivamente tante alternative. E da lì abbiamo lavorato a livello di amministrativo, creando una gara d'appalto per individuare chi potesse seguire quest'idea, e con la cooperativa sociale che ha vinto la gara d'appalto abbiamo sviluppato questo percorso, che è un anticipo di una forma di coprogettazione, che è un altro degli ambiti che vengono tanto promossi adesso come risolutivi per i bisogni sociali. E devo dire che i risultati sono positivi. Abbiamo formato una quarantina di assistenti familiari, che ovviamente verranno utilizzati seguendo esattamente il contratto, dando dignità al lavoro di cura, che è un altro ambito che io voglio sottolineare, perché si pensa sempre che l'ambito sanitario sia quello l'unico esistente in Italia, gli eroi sono solo stati sanitari. Io sono d'accordissimo, però vorrei ricordare a tutti che ci sono migliaia, decine di migliaia di operatori sociali che non sono stati mai riconosciuti, sociosanitari ugualmente, che si sono fatti un mazzo così ugualmente e lo stanno continuando a fare, mentre però la contrattualizzazione è garantita in ambito sanitario, non altrettanto accade purtroppo in ambito sociale. Io penso che bisogna rivalutare il lavoro di cura, dando un impulso notevole, strutturato, a tutti i servizi di welfare, e io spero che la politica nazionale e regionale segua questa indicazione, che ormai sta emergendo negli ambiti professionali che gestiscono sia i servizi pubblici che quelli privati. Speriamo che le cose si evolvano e ci sia la capacità di guardare al futuro e non semplicemente al passato o al presente. Mi pare anche, direttore, che avete, come dire, chiamiamola così, modulato gli interventi, forse il termine non è correttissimo, proprio anche a seconda delle esigenze della persona. Infatti il progetto si basa, la nostra modalità che vorremmo proporre alla cittadinanza, si basa essenzialmente su questi aspetti. Le famiglie oggi assumono il ruolo di caregiver, no? Sono quelle che prestano a maggior grado il peso dell'assistenza, sia in termini emotivi che in termini materiali. Penso che sia venuto il momento non di proporre dei progetti predeterminati, preorganizzati, ma di creare assieme alla famiglia, possibilmente assieme alla persona anziana, fragile, a cui sarà rivolto il servizio, un progetto di vita, e mettendo in relazione le risorse che possono essere fornite da un fornitore esterno, ma che rimangono nella famiglia. Tutto questo ha bisogno di un coordinamento, e qui emerge la figura centrale del nostro progetto, che è il care manager, cioè la persona che coordina e segue le azioni messe in atto sia nell'ambito familiare che nell'ambito dell'assistente familiare. Le continuamente verifica, monitora, al fine di prevedere le necessarie modifiche in ragione anche delle esigenze che la famiglia ha. Di conseguenza abbiamo tutta una serie di pacchetti che sono ovviamente a disposizione, che possono permettere di caratterizzare esattamente l'offerta del servizio rispetto alle esigenze reali della famiglia. Tutto ovviamente parte da un momento di presa in carico, come diciamo noi a livello professionale, cioè un dialogo tra la famiglia e le nostre assistenti sociali, ovvero i care manager, che poi dà esito a una visita domiciliare dove la persona viene verificata. Assieme a questo viene verificato l'ambiente dove vive la persona, perché l'ambiente può essere adattato alle esigenze della non autosufficienza al fine di permettere una miglior qualità di vita. Speriamo di poter integrare tutto questo anche con le tecnologie. Stiamo lavorando in questo campo proprio perché le tecnologie assistive ancora non hanno avuto la loro diffusione adeguata, questo perché costano parecchio e sono di difficile utilizzo. Noi stiamo provando a ragionare anche qui con entità locali come Televita, no? Stiamo lavorando per permettere di dare un senso alla tecnologia e poter permettere alle famiglie di avere questo ulteriore beneficio di collegamento
da remoto nei confronti delle persone. Immagino anche, mi scusi se lo interrompo, immagino che diciamo, il vostro intervento poi può essere anche modulato, nel senso se c'è bisogno si integra oppure si vede anche come va avanti, eccetera, e si. Assolutamente. Non c'è nessun tipo di situazione preordinata e fissa. Noi vorremmo proprio, così come abbiamo fatto con l'ambito residenziale, non è che noi diamo gli servizi uguali a tutti, nel senso che partendo dal profilo di bisogno della persona cerchiamo di trovare esattamente l'ambito di risposta necessaria. Infatti, l'esperienza della residenzialità che abbiamo acquisito in tutti questi decenni è fondamentale per poterla riproporre poi a livello domiciliare, perché qui si fa un gran Certo. parlare di servizio domiciliare, ma nessuno poi vuole arrivare al particolare, al concreto, all'oggettivo. Si va ancora per slogan, noi invece cerchiamo di fare le cose come vanno fatte. E io voglio sottolineare che l'ambito domiciliare per noi è una sfida, sicuramente, essendo per noi la nostra attività prioritaria l'ambito Chiarissimo. residenziale. A questo proposito, sottolineo l'importanza di qualificare sempre e maggiormente i servizi residenziali, evitando un abbandono mentale della necessità di queste strutture. Ho capito. Vediamo quale sia il bisogno reale ogni giorno nel confronto con le famiglie. Per cui io penso che sia necessario arrivare all'offerta, alla cittadinanza, di servizi equipollenti da parte di ITIS, ovviamente, che io rappresento, e rappresentati sia dal servizio domiciliare che da quello residenziale, oltre alle ulteriori forme, perché se pensiamo all'abitare possibile Sì, quella là, sì. rappresentato. Esatto, no? Dalle persone che hanno ancora un'autonomia personale, secondo me l'abitare possibile potrà essere nel futuro un'ulteriore sfida che svilupperemo dopo le esperienze che abbiamo già concretizzato in questi anni. Abbiamo tempo ancora, direttore, per una domanda sulla residenzialità, perché immagino che, voglio dire, in un momento come questo, che è molto particolare, è inutile sottolinearne le ragioni, voi vi interrogate anche su come sia cambiata e come debba cambiare anche il criterio stesso di residenzialità. Ma la residenzialità è completamente mutata. Io penso al lavoro fatto in questi anni in cui siamo riusciti a creare una struttura aperta e integrata con la città, dove ogni giorno c'erano un afflusso di circa 1.000 persone all'interno di ITIS. È un numero che mi ha fatto sempre pensare in maniera incredibile. Oggi siamo chiusi a causa della pandemia e a tutte le conseguenze che essa comporta. Noi siamo profondamente vicini ai nostri anziani e alle loro famiglie, ma anche agli operatori, perché dobbiamo pensare che questi tre soggetti sono gli elementi valoriali che noi intendiamo mantenere sempre prioritari nelle nostre azioni. La residenzialità cambierà ulteriormente, è evidente che non sarà più possibile nel futuro, almeno io lo spero, vedere residenze con 10 persone in una stanza, ovvero spazi angusti come quelli di alcune, non parlo, strutture, diciamo, che si sono mantenute in questi anni. C'è bisogno di spazio, c'è bisogno di dare alle persone stanze singole. Quando noi andiamo in albergo non andiamo in stanza con un XY normalmente, no? Mentre quando si diventa anziani sembra quasi di diventare dei deficienti. Noi crediamo invece che vada data dignità all'età anziana, vada data dignità al lavoro di cura, deve essere un volano economico. Questa è una provocazione la mia, però qui fin tanto noi consideriamo semplicemente un costo, un peso, il welfare, non andremo a nessuna parte. Dobbiamo cominciare a invertire i concetti mentali, dobbiamo avere il coraggio di cambiare, dobbiamo uscire dal impatto che tutto il sistema della non autosufficienza oggi mantiene sul sistema ospedaliero, no? Abbiamo una risposta che è limitata a livello territoriale. Io spero che le scelte future
che verranno portate da chi ha questo compito, incrementino il valore del sistema domiciliare e del sistema territoriale, proprio perché abbiamo bisogno di non avere un ospedale o centricità delle risposte. Prossimamente, ci saranno le sfide del PNRR, vedremo cosa verrà fatto in ambito nazionale e regionale e spero che si mettano in sinergia tutte le risorse disponibili, pubbliche e private, partendo da quelle pubbliche, io credo molto nel servizio pubblico e spero che si abbia la capacità di non inseguire sogni, ma di dare senso alle competenze e alle possibilità che abbiamo già presenti, che vanno sviluppate, sostenute, garantite, dando esito a quello che dice la nostra Costituzione, che viene ovviamente dimenticata quando si parla di welfare. Questo è il senso di quello che io penso, per cui continueremo a lavorare dando qualità e professionalità al lavoro di cura, ovviamente prioritariamente all'ambito residenziale, che è la nostra Certo. maggior funzione, ma anche a quello domiciliare e sviluppandolo con mille innovazioni che stiamo cercando di portare avanti e che stiamo provando a realizzare. Direttore, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi e altrettanto. Arrivederci. Salutiamo allora Fabio Bonetta, direttore generale di ITIS, andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. Il funerale di Liliana Resinovic si terrà martedì 25 gennaio. La decisione è stata presa questa mattina dai familiari della 63enne scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre e ritrovata il 5 gennaio scorso all'interno del parco di San Giovanni a Trieste. Il fratello Sergio, la cugina Silvia e il marito Sebastiano Visentin si sono riuniti per decidere i dettagli in merito al funerale. La notizia è stata appresa dalla testata online Trieste Prima. Dopo l'intervento della Procura che ha espressamente vietato la cremazione del corpo, nuove possibili piste potrebbero un domani richiedere l'esumazione del cadavere, il fratello Sergio con la figlia Veronica e la cugina Silvia continuano nel chiedere la verità. Fuori dall'abitazione, anche questa mattina, un viavai di telecamere, tutte delle televisioni nazionali. Si chiama Operazione Vino Verde. È un'indagine coordinata dalla Procura che ha portato a 4 arresti per droga e a 20 kg di cannabis sequestrata. L'indagine è partita poco prima delle festività natalizie. 4 arresti e 20 kg di marijuana sequestrati. È il bilancio della capillare attività del nucleo di polizia giudiziaria e della polizia locale di Trieste nell'indagine coordinata dalla Procura. La droga era destinata alla piazza Triestina, ma gli spacciatori sono stati individuati e arrestati. Tutto è partito poco prima delle feste natalizie, da una perquisizione a Roiano nella casa di un 45enne triestino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo conservava 13 etti di cannabis abilmente nascosti. Già in passato il 45enne era stato condannato per spaccio, motivo per cui è stato arrestato. Nel proseguo delle indagini, gli investigatori hanno rivelato la rete complessa dell'attività degli spacciatori che dovevano rifornire alla città. Gli uomini della locale hanno trovato a casa di un 23enne triestino 4 etti di marijuana. Il giovane, all'arrivo della polizia, stava tentando di sbarazzarsi della droga lanciandola dalla finestra del suo appartamento nel rione di Rozzol. Grazie a questa operazione, gli investigatori sono riusciti a risalire a un 53enne triestino che abita sul Carso. L'uomo in casa nascondeva 1 chilo di marijuana, subito trovato dagli inquirenti. Ma dopo un'attenta perquisizione, all'interno di un fusto di acciaio inox per conservare il vino, in alcuni sacchi neri con dentro altri sacchetti di nylon, sono stati trovati 15 kg di cannabis. Il 53enne deteneva illegalmente anche 2 fucili con tanto di munizioni. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere di Udine. Ma non finisce qui. Contemporaneamente a questa operazione, gli investigatori stavano perquisendo anche l'abitazione di un quarto uomo, 52 anni, trovato in possesso di un etto di marijuana e diverse migliaia di euro, forse
fosse proventi dell'attività di spaccio, motivo per cui è stato arrestato. Infine l'attenzione si è spostata su un 51enne che nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana, anche lui è stato arrestato. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato tutti gli arresti, mentre per 3 di questi è stata disposta la custodia cautelare. 30 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate in porto dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza. Immesse nel mercato avrebbero originato un danno erariale superiore a 5 milioni di euro. I finanzieri e funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno intercettato nel porto di Trieste, in seguito sequestrato, 30 tonnellate di tabacchi lavorati esteri provenienti dal Malawi e destinati al territorio nazionale, in totale evasione dell'accisa. Decisamente anomalo, secondo il personale dei controlli, l'ingente quantitativo di tabacco sfuso introdotto temporaneamente in un magazzino del punto franco di Trieste. Mentre nella documentazione presentata il prodotto trasportato veniva classificato come cascame di tabacco e quindi non gravato da accisa, ad un primo sommario controllo fisico appariva al contrario non più bisognoso di ulteriori lavorazioni. Il risultato della successiva analisi organolettica e della cosiddetta fumabilità del prodotto effettuato dai laboratori chimici dell'Agenzia di Roma hanno confermato la reale classificazione in tabacco da fumo, utilizzabile peraltro per la produzione di sigarette del tipo chip white, determinandone la conseguente sottoposizione ad imposizione fiscale. Il sequestro pertanto è stato inevitabile, i 31.500 kg lordi del tabacco, se fossero stati messi in consumo sul libero mercato, avrebbero originato un danno erariale superiore ai 5 milioni di euro, costituito da dazi, dall'IVA e dall'accisa non corrisposti. I due soggetti, residenti in Turchia, ritenuti responsabili in quanto dirigenti e azionisti di riferimento dell'operatore economico mittente, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Trieste per il reato di tentato contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, ci aspetta il commissario De Grassi, buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo Bosazzi e lei tutti i telespettatori. Diciamo, rispetto a quanto vi ho raccontato stamattina, per fortuna, come auspicavamo, la giornata è stata abbastanza, diciamo, se non relativamente tranquilla, interventi solamente di routine da parte delle nostre pattuglie. I due tir che erano rimasti incastrati stamattina sono stati disincagliati, uno ha fatto un po' di danni ma niente di serio. Per il resto, ripeto, interventi di routine, non abbiamo niente in particolare per il momento, neanche per il proseguo della giornata, sia come note che come eventuali aspettative, perciò vi restituirei la linea. Grazie commissario, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro anche a voi. Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con deleghe a salute, politiche sociali, disabilità e protezione civile, Riccardo Riccardi, a seguito di un tampone eseguito questa mattina, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso Riccardi, il quale ha aggiunto di essere asintomatico e di aver completato il ciclo vaccinale fino alla terza dose. Adesso assieme alla nostra troupe siamo stati a Barcola, abbiamo chiesto ai triestini cosa pensano del progetto della cabinovia. No, siamo più per le passeggiate tradizionali, ma comunque non è sicuramente necessaria. Non credo migliori di niente il panorama e neanche la logistica. Una cosa completamente assurda e ridicola, buttare via soldi e basta. Non le piace? Ma è assurdo, è assurdo, è pericoloso, non è che si... di un guadagno continuo, mi elabora, se quelli di sotto con le case vogliono sta roba che ci pensa sulla testa, dai. Vi piace come idea? No, penso che sia del tutto inutile, questo è il mio pensiero, che si possono usare i soldi per qualcosa di diverso, per cose più utili, questo è il mio pensiero. Anche lei è dello stesso avviso? No, io sono d'accordo. Di farla? Sì. Ah, ecco. Sì. Ma io penso si potrebbe fare, però... Mi farebbe un giro in cabinovia volentieri, 1,35 euro il biglietto? Io sì, onestamente. Sarebbe una cosa, diciamo, un po' più così, fuori dalla norma, ecco. Io penso che ci sarebbero tantissime altre cose da fare obiettivamente, no? Prima di questa, di questa iniziativa. Però, sinceramente, non è male come idea, non si discute su questo, ma le priorità sarebbero altre obiettivamente. Una cosa inutile, perché obiettivamente una bella... piscina nuova, un bel parco marino, cioè il Porto Vecchio,
una struttura immensa per fare di tutto e di più, parco di divertimenti. Signore, buongiorno Tele 4. Buongiorno. Una cabinovia che passerà sopra le nostre teste. Terribile, terribile, speriamo non vada in porto, a nessuno di noi piace. Chiedo anche alle sue colleghe. Esattamente no, ci sono mille altre cose da fare, che aggiustino il tram di Opicina piuttosto. Prego, non fateci commentare. No, 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 per favore. Cosa ne pensa lei? No, penso che sia una cosa sbagliata, che stanno bene soltanto in montagna. Assolutamente no. Sì, io non ne vedo la necessità. Piuttosto metti a posto quel tram. Fabio Potocnik, segretario regionale della FIALS, ospite di Sveglia Trieste, ha commentato stamani i punti dell'atto aziendale di Asugi, sottolineando un dato. Poco si dice, spiega, del personale necessario per far fronte agli impegni annunciati. Stiamo parlando dei 4 centri di igiene mentale, ci si è soffermati su questo e sui distretti. Ci sono anche altri aspetti, sì, che certo, andrebbero valutati, perché anche la composizione dei dipartimenti, per esempio, ci sono dipartimenti che sono un po' una, non dico, cioè sono stati inseriti neurologia, infettivi e geriatria nel dipartimento di medicina, cioè questo si rischia di stravolgere un po' anche le competenze e le strutture per le specifiche risposte al cittadino che deve dare. Parliamo dei centri di igiene mentale, abbiamo avuto un breve incontro con la dottoressa Pascoli, la responsabile attuale del Dipartimento della Salute Mentale, abbiamo sentito dei colleghi che hanno sì riaperto l'attività sulle 24 ore, oppure mantengono come i colleghi di Domio, ma sono costretti a fare in una settimana addirittura 3 notti di fila, per cui non si può continuare a mantenere un qualcosa se non ci sono le risorse in campo. Noi crediamo che va sicuramente potenziato il territorio con il personale adeguatamente calcolato sull'attività che viene svolta, e in questo modo si potrebbe anche pensare di contenere le ospedalizzazioni, ma fino a che non si potenzia veramente il territorio non si riesce a deospedalizzare, non si riesce a mantenere a casa le persone e assisterle a casa se non c'è chi lo fa. La Galleria di Muggia riaprirà questo fine settimana, ad annunciarlo il sindaco Paolo Polidori, che stamattina ha svolto un ulteriore sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori di centinatura alla volta della galleria. L'obiettivo del sindaco di Muggia Paolo Polidori, senza troppi giri di parole, è quello di riaprire la galleria nel fine settimana. Anche oggi il primo cittadino ha svolto il suo odierno sopralluogo per verificare l'avanzamento delle operazioni di riapertura della galleria. I lavori in questa fase si concentrano sulla potatura o rimozione di alcuni alberi e la centinatura del tunnel, installazione messa in atto per rafforzare pareti e volta ed evitare crolli di pezzi del manufatto. Manca ancora però una copertura che schermi l'eventuale caduta di intonaci. Procede nei tempi che avevamo stabilito, manca ancora una parte di copertura per tenere gli intonaci. Dalla struttura che avete visto verranno messi anche dei pannelli che terranno praticamente, che impediranno la caduta di intonaci. E per quanto riguarda i tempi, ormai possiamo dire che entro il fine settimana dovremo riuscire a riaprire alla viabilità. Fra le domande più frequenti c'è quella relativa al trasporto pubblico locale, ovvero se i bus saranno in grado di attraversare la galleria al netto delle strutture installate al suo interno che ne abbassano l'altezza percorribile. Polidori rassicura i cittadini. Sarà ribassato di 30 cm, da 3,80 sarà il limite di in altezza a 3,50, ma questo permetterà soprattutto agli autobus come dimensioni, quindi anche a camion equivalenti, di poter passare tranquillamente. Detto della sua riapertura, rimane d'attenzione la progettualità per una riqualificazione massiccia della galleria e del suo raddoppio. Noi stiamo aspettando ancora il responso del monitoraggio che è stato fatto e che, ripeto, non era mai stato fatto per questa galleria, per avere contezza di quelli che sono eventuali problemi strutturali o anche degli intonaci. Una volta che avremo lo screening completo potremo fare un ragionamento complessivo sia sulla tenuta della galleria ma anche sulla fattibilità di lavori di un eventuale raddoppio, cosa che, sulla quale stiamo ragionando costantemente, sulla quale tra l'altro siamo in contatto con la regione e quindi a giorni potrebbero esserci delle novità a riguardo.
Gli impressionisti Frida Kahlo, un pittore croato e un autore da riscoprire. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi illustra rapidamente i prossimi appuntamenti espositivi curati dal comune. Per la prima volta siamo riusciti a programmare delle mostre in sovrapposizione. Noi abbiamo delle location straordinarie, il Museo Revoltella, il Salone degli Incanti, e quindi c'è questo esperimento di fare quasi in contemporanea delle mostre importanti. A Revoltella ormai con inizio di febbraio presenteremo la mostra Monet e l'impressionista della Normandia, quindi sono 77 opere straordinarie, di cui 8 di Monet, e parallelamente qualche settimana dopo al Salone degli Incanti avremo la mostra di Frida Kahlo, che è una mostra molto molto attesa, la quale mi auguro ci sarà l'apprezzamento di tutti, perché la figura di Frida è una figura eccezionale, una donna che ha un po' cambiato gli usi e i costumi certamente del Messico e dei paesi sudamericani e non solo. E poi faremo nel magazzino 26, dove abbiamo tre sale espositive. Oggi stiamo esponendo Toni Zanussi, uno straordinario pittore friulano, un po' metafisico. Faremo nella sala del secondo piano la mostra su Saffaro. Chi è Saffaro? È un pittore, uno scrittore, ma soprattutto anche un matematico. Abbiamo avuto una proposta dalla Fondazione Lucio Saffaro e presenteremo questa mostra, una mostra molto particolare, un po' astratta, anche questa un po' metafisica. Quindi stiamo sperimentando e siamo sicuri che verrà apprezzato questo sforzo, questo impegno dell'amministrazione a lavorare su due o tre sedi in contemporanea, anche cercando di fare apprezzare stili e realtà diverse nell'ambito della pittura e della cultura in generale. Adesso occupiamoci giusto un attimo della pagina del meteo. Prima di chiudere vediamo la situazione generale. Dopo il passaggio sul Friuli Venezia Giulia, domani mattina di un debole fronte, affluiranno per alcuni giorni correnti settentrionali più secche e fredde. Per domani di notte di mattina, sì, cielo variabile sulle Alpi, da nuvoloso a coperto sulle altre zone, con foschie anche dense. Sarà possibile qualche debole pioggia, specie sulla costa e verso est. Dalla tarda mattinata ampie schiarite a partire dalla Carnia, in estensione entro sera alle altre zone. In serata non si esclude qualche banco di nebbia sulla bassa pianura. Vi ricordo l'appuntamento delle 17.30 con Trieste in diretta, 19.30 il telegiornale. Buon proseguimento e a più tardi.